Buongiorno a tutti, buongiorno Emily. Tutto bene? Benissimo, grazie. Ottimo, allora Giancarlo, siamo stati lontani per circa un mesetto, è successo un po' di tutto sulle materie prime, quindi dobbiamo fare un recap su tutte le cose che sono successe. Da cosa cominciamo? Ma possiamo cominciare da un'analisi generale, Emily, visto che hai parlato di accadimenti, insomma, sulle materie prime. In realtà smentiamo un po' questa cosa, nel senso che agosto alla fine dei conti è trascorso abbastanza tranquillo, o perlomeno senza scossoni inaspettati. La volatilità è calata rispetto ai picchi, per esempio, sulle granaglie di metà luglio, fine luglio. C'è stato qualche altro scossone con il report del 10 agosto, ma in realtà tutto nelle aspettative. Le situazioni più temute, per esempio il ribasso dell'oro, no, che continuava, poi alla fine sono state fermate da alcuni acquisti. L'oro per esempio è ritornato sopra quota $1,200, movimenti normali di trading range anche per il petrolio e movimenti normalissimi per il natural gas, che come sappiamo hanno una folta e nutrita schiera di fan, soprattutto rialzisti fra i telespettatori, però anche lì, insomma, test di quota $3 e poi rientro secondo stagionalità. A questo punto non ci resta che cominciare l'analisi. E dimmi, prego, da cosa vogliamo cominciare? Possiamo cominciare dal settore energy, se vuoi, visto che il petrolio alla fine è la commodity più seguita, più liquida e più scambiata al mondo. Certo. Il petrolio che non ha sorpreso in realtà, perché siamo rimasti in questo trading range fra i 70 e i $65-64. A $64 c'è un supporto che corrisponde al minimo di giugno, la resistenza è sempre a $75 per barile, livello che avevamo già indicato come piuttosto ostico da superare, se non altro perché corrispondeva ai minimi tra il 2010 e il 2012. Ogni volta che il petrolio tendeva a ritracciare, eravamo su prezzi molto più alti, trovava proprio supporto fra i 75 e i $72 per barile, livello poi rotto con decisione nel novembre del 2014, dopo la riunione famosissima ormai dell'OPEC di Vienna, in cui si decretò il non taglio della produzione da parte dei paesi aderenti al cartello. E da lì una situazione di forte ribasso per il greggio, situazione che si è assolutamente stabilizzata, ma su prezzi inferiori rispetto a qualche anno fa. Ricordiamo che a giugno del 2014 il petrolio valeva poco più di $100, livelli che sembrano irraggiungibili almeno per ora, anche perché un petrolio su questi livelli, su questi prezzi, alla fine fa comodo un po' a tutti, sia ai paesi del cartello dell'OPEC, che alla fine fanno sempre d'ago della bilancia potendo decidere se aumentare oppure tagliare la produzione, e questo naturalmente viene fatto anche con una certa semplicità e velocità sotto il comando del paese leader del cartello, che è l'Arabia Saudita. E al di là delle problematiche che possono riguardare singoli paesi che magari sono stati o sono esentati, vedi l'Iraq, vedi la Libia, vedi la Nigeria oppure vedi l'Iran, ebbene, nonostante questi problemi, e sotto la lente c'è in questo momento l'Iran con la disattesa di alcuni accordi anche sul nucleare, ebbene i prezzi continuano a mantenersi in questo ampio trading range di cui parliamo ormai da mesi. Ricordiamo che nell'ultimo trimestre dell'anno la domanda tende a diminuire, stiamo parlando non solo di domanda globale ma in particolare della domanda degli Stati Uniti, e venendo proprio agli Stati Uniti siamo quasi a 11 milioni di barili al giorno di produzione, livello che si pensava sarebbe stato raggiunto a fine del 2018, invece è stato anticipato di diversi mesi, ma anche questa era una nostra anticipazione. Insomma, la produzione rimane alta, la produttività rimane molto buona, i produttori di shale oil sono contenti perché siamo ritornati sopra i $55-60, ricordiamo che sotto quei livelli perdevano soldi, molte aziende avevano chiuso oppure erano state inglobate da major, e sono contente anche le banche d'affari perché avevano elargito prestiti negli anni precedenti, prestiti di cui stanno rientrando proprio da queste aziende che ricominciano a macinare utili. I livelli delle scorte sono
piuttosto bassi rispetto a un anno e mezzo fa, significa che si è consumato molto e c'è molta domanda. Ricordiamo anche che gli Stati Uniti, soprattutto con il boom dell'ultimo trimestre dello scorso anno, ha cominciato ad esportare, e l'export di petrolio verso l'Occidente e anche verso l'Oriente, quindi anche verso la Cina, è molto conveniente sia per gli Stati Uniti che lo fanno, sia per chi compra, perché il petrolio è comunque a sconto rispetto al petrolio del Mare del Nord, che è anche il benchmark di molti paesi arabi. Quindi in questo gli Stati Uniti sono ancora più che competitivi. Dicevo, l'ultimo trimestre dell'anno è un trimestre in cui la domanda cala, la stagionalità diventa ribassista, quindi vedremo se anche per quest'anno si manterrà questa tradizione, oppure come per lo scorso anno saranno le esportazioni dagli Stati Uniti verso il resto del mondo a trainare i prezzi, ma ritengo che quei livelli, cioè 60/55 verso il basso, 75/80 verso la parte alta, possono essere sicuramente tenuti in considerazione, e sono convinto che rispettivamente ci sono pronti compratori e venditori proprio su quei livelli. Allora, questo per quanto riguarda il petrolio. L'altra energy ovviamente è il nat gas, che interessa come sempre i nostri telespettatori. Prego. Ma sì, il natural gas si sta muovendo assolutamente come da copione. Ci eravamo lasciati a metà luglio con il test di quota $2.07 per il gas naturale, supporto importante da cui si è rimbalzati. Non dimentichiamo che siamo ancora in deficit di scorte sia anno su anno sia considerato la media a 5 anni. Ci siamo portati questo deficit praticamente per 8 mesi e nella parte alta ci sono i $3 che fanno da scudo, da resistenza importante, testata numerose volte a giugno e poi tentativo nuovo di retest ad agosto, quando aumentano i consumi, soprattutto quando fa molto caldo. Gli Stati Uniti sono stati colpiti di meno rispetto all'Europa dal caldo torrido dell'estate 2018, insomma ne abbiamo risentito un po' tutti, l'Italia con temperature intorno ai 35 gradi, ma per esempio in Spagna e Portogallo temperature che hanno superato i 40 gradi, in Germania diverse difficoltà per i raccolti per esempio di grano per il caldo torrido, e anche nei paesi nordici insomma si sta risentendo effettivamente dei cambiamenti climatici. A questo punto subentra la stagione degli uragani negli Stati Uniti, potrebbe esserci qualche rialzo qualora si tema per le strutture del Golfo del Messico che fanno trivellazione e fanno anche raffinazione per il natural gas, e quindi possiamo aspettarci qualche picco di volatilità. E poi si andrà verso l'inverno, quando normalmente ai primi freddi si tende a vedere il prezzo salire un po' emotivamente, ma ricordiamo che la stagionalità al di là di questi elementi resta ribassista almeno fino all'inizio del prossimo anno, quindi probabilmente se le cose rimarranno così, a meno che non ci siano svolte importanti sotto il profilo dell'export, sappiamo di trattative anche a livello europeo, in realtà il principale scontro fra Russia e Stati Uniti riguarda proprio il gas naturale, la possibilità insomma di togliere il monopolio della distribuzione del gas che la Russia detiene da decenni, perché gli Stati Uniti stanno intervenendo e vogliono a loro volta esportare. Insomma è una guerra commerciale vera e propria, ma d'altra parte di guerre commerciali gli Stati Uniti ne stanno intraprendendo svariate, con i dazi e controdazi verso la Cina, con la Turchia che è stata protagonista nelle ultime settimane, di cui parleremo fra poco a proposito di un'altra commodity. Giancarlo, mi parlavi di Turchia, a che riguardo? Beh, la Turchia soprattutto per il cotone. Come mai? E questa situazione ha messo un po' più in chiaro i fondamentali di questa commodity, che ricordiamo aveva testato quota 95, prezzi che non si vedevano da anni, a cavallo tra la fine di maggio e l'inizio del mese di giugno. Questo perché, partendo dagli Stati Uniti, il troppo caldo, troppo secco nella regione del West Texas aveva portato soprattutto i commercial a comprare contratti future per coprirsi da eventuali sorprese per il raccolto di quest'anno. Insomma, il caldo non fa molto bene alle piantagioni di cotone in sede di sviluppo e in sede di fioritura. Ebbene, rientrato quell'allarme,
dalla parte degli Stati Uniti abbiamo proiezioni per un raccolto addirittura record quest'anno, quindi la frittata si è completamente ribaltata, e da un altro lato abbiamo due difficoltà, quella dell'export verso la Cina, che tuttavia a sua volta è un grande produttore di questa commodity, insomma ci sono dazi anche messi su questa commodity in ingresso, e questo potrebbe limitare l'export. E il secondo elemento è quello del crollo della lira turca, provocato in realtà da altre cause, insomma dazi su alluminio e acciaio e altre diatribe varie e speculazione di acquisto di dollari contro la moneta turca. Ma attenzione, perché dagli Stati Uniti verso la Turchia si muove quasi il 10% di export di cotone rispetto al 100% totale che gli Stati Uniti esportano verso il resto del mondo, e quindi è una fetta abbastanza importante. Qualora ci dovesse essere un crollo dell'export verso la Turchia, per esempio per ritorsione oppure per difficoltà interne da parte dei turchi nel acquisire questa commodity, potremmo vedere i prezzi più bassi almeno di 4, 5, 6 centesimi rispetto ai livelli attuali. Siamo ancora su livelli piuttosto alti, sopra gli 80 centesimi, 82,60 all'incirca, e questo proprio in seguito al fatto che si mantiene viva l'attesa di una domanda forte a livello globale. Eppure ci sono tutte le condizioni per vedere nelle prossime settimane prezzi più bassi rispetto a quelli attuali, soprattutto in una finestra di stagionalità che va da metà settembre all'inizio di novembre, quindi la speculazione potrebbe far scendere i prezzi sul cotone, e a mio avviso tutti i rialzi, tutti i ralli su questa commodity potrebbero essere buoni, per esempio, come nel mio caso, per andare a vendere opzioni call molto out of the money. Quindi il cotone è da tenere d'occhio, perché potrebbe essere un'ottima occasione. Allora, attacchiamo con le granaglie? Sì, prima delle granaglie, Emeric, visto che siamo nelle soft commodities, sì. Se sei d'accordo, sempre. Farei lo zucchero, insomma, che so che è molto Me lo stanno chiedendo richiesto. In tanti, lo zucchero. Esatto, è molto richiesto. La motivazione è sicuramente di carattere tecnico, perché chi fa trading sullo zucchero ha visto dei prezzi particolarmente interessanti. Ti ho mandato un grafico un po' più di lungo periodo che fa vedere come il livello 10 centesimi è stato raggiunto pochi giorni fa, ma era stato già testato ad agosto del 2015, e da lì si era ripartiti alla grande per andare a fare un rally molto importante per questa commodity. È vero che i consumi sono diminuiti nel corso degli anni, è vero che ci sono le continue raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per limitare il consumo di zucchero. Non voglio entrare nell'ambito politico e insomma chiacchierare poi se sia meglio lo zucchero oppure forme di dolcificanti. Esattamente, altre forme di dolcificanti, grazie per l'assist, però sicuramente 10 centesimi è un livello importante, anche perché per la prima volta dopo mesi l'organizzazione che fa capo ai produttori di zucchero dichiara che potrebbe esserci a breve il primo deficit di produzione dopo un anno e mezzo. E quindi ci sono un sacco di segnali, tra cui importanti segnali tecnici, che ci fanno pensare che da questi livelli possa essere conveniente fare degli ingressi a rialzo. D'altra parte abbiamo un 9,90, 9,89, livello testato solo pochi giorni fa, che può fare da supporto, e quindi è una delle classiche situazioni in cui il rapporto rischio-rendimento è assolutamente favorevole. Unica controindicazione, attenzione, soprattutto per chi usa gli ETC, è il contango molto abbondante che c'è in questo momento tra la scadenza future ottobre e la scadenza future marzo del 2019, il fenomeno per cui i prezzi delle scadenze più lontane future sono di solito a premio rispetto a quelle più vicine, cioè valgono di più. In questo caso il contango è di circa 70-75 centesimi, e quindi attenzione, se si detengono ETC e si tengono in portafoglio per molto tempo, ovviamente poi i prezzi verranno rettificati al ribasso quando ci sarà il cambio di scadenza. Le operazioni quindi devono essere il più veloci possibili, puntando su pattern tecnici ben precisi. Questo è il suggerimento che posso dare, e naturalmente il suggerimento che diamo sempre è quello di avere sempre un piano B, cioè non è detto che le cose debbano per forza funzionare. Qualora si vada
si vada sotto i minimi significa che c'è ancora forza per scendere ed è meglio uscire a quel punto dalle posizioni per poi magari rientrare, perché il mercato è sempre lì e ci dà sempre delle opportunità. Certo. Allora, buongiorno, potevi chiedere a Giancarlo Dall'Agni un'analisi del caffè, se pensa che possa salire da questi livelli ad almeno $110? Grazie Enrico, visto che abbiamo fatto lo zucchero, mi sembrava opportuno l'SMS del nostro Enrico. Caffè, zucchero, caffè. Certo. L'altra manca la brioche. Molto seguita in questo momento. Il caffè sulla scadenza settembre è andato addirittura a testare 95. Sulla scadenza dicembre, che è quella attualmente in utilizzo, siamo andati pochi centesimi sotto quota 100, è un livello molto interessante perché siamo su prezzi piuttosto bassi del caffè, però attenzione, perché chi ci segue sa che sono mesi, insomma, che indichiamo la possibilità di prezzi piuttosto significativamente bassi, perché abbiamo ancora una volta un raccolto record per il caffè, oltre 60 milioni di sacchi per quanto riguarda le proiezioni per il raccolto 2018-2019. Attenzione però, perché potrebbe subentrare un effetto climatico che potrebbe spingere al rialzo le quotazioni, appunto, come ha detto il nostro telespettatore, fino a 110-115, forse anche un po' più su, ed è la possibilità che si abbia un clima molto secco, molto caldo e poco piovoso nei prossimi due mesi. Le prossime 8 settimane sono quelle della fioritura delle piantagioni di caffè in Brasile, quindi attenzione al meteo, e c'è la possibilità effettivamente che da questi prezzi possano partire A, ricoperture, B, acquisti, e quindi 110-115 è un target effettivamente valido su cui poter contare. Attenzione, per quanto mi riguarda, l'analisi è completamente diversa. Non farò operazioni long perché lavoro sempre sui fondamentali di medio-lungo periodo, e per il prossimo anno ci aspettiamo un altro raccolto importante, essendo un altro anno on per le piantagioni di caffè, cioè gli anni in cui le piantagioni rendono meglio. E quindi in caso di rialzo sarò molto attento a valutare opzioni call da vendere almeno il 50% lontane dal prezzo del sottostante, ma naturalmente non a partire da questi prezzi. Voglio vedere prima un allungo del caffè almeno fino a quota 110-115, se non qualcosina in più. Allora, le facciamo queste granaglie o c'è qualcos'altro? Sì, assolutamente. C'è il grano che è interessante, Emeric, perché si era parlato di possibilità che il grano facesse dei prezzi record. Se n'era parlato quando in Europa c'erano grandi difficoltà climatiche. Ne ho accennato prima, la Germania ha un raccolto veramente deficitario quest'anno a causa del troppo caldo. Il rialzo degli ultimi due giorni è un rialzo emotivo e riguarda i possibili tagli dell'export da parte della Russia, perché anche in Russia ci sono state situazioni di caldo eccezionale che hanno portato alla rovina di parte del raccolto. Però se andiamo a guardare i dati globali del grano, cioè quelli che riguardano il world wheat, vediamo che il raccolto è abbondantissimo ancora una volta, e sono i dati che vado a guardare io. E quindi come a fine luglio abbiamo provveduto a vendere call molto out of the money, in caso di ulteriori rialzi rifaremo la stessa operazione. Perché non credo che il grano possa andare chissà dove con una proiezione di scorte finali leggermente inferiore a quella dello scorso anno, ma comunque molto elevate, tra i massimi degli ultimi anni, e anche un dato elevato di rapporto fra scorte ed utilizzo. Allora, oltre al grano abbiamo da valutare anche mais, soia. Da cosa vuoi cominciare? La soia è in una situazione di difficoltà di prezzo, Emeric, perché dopo il forte ribasso avvenuto alla rottura di quota 1000, che ha portato i prezzi fino a 825, anche piuttosto velocemente. Ricordiamo che la soia è stata la commodity che più ha risentito delle notizie della diatriba Stati Uniti-Cina riguardo i dazi. È stata la prima commodity ad essere colpita, a parti invertite naturalmente. Ebbene, questo ha coinvolto emotivamente gli operatori di mercato, che si sono messi short, poi un recupero che era anche abbastanza prevedibile fino a circa 925, dovuto al fatto che
tutti pensavano che ci si potesse sedere ad un tavolo e quindi il mercato anticipa sempre le notizie sia positive che negative, magari le amplifica in maniera esagerata, soprattutto quelle negative. E, ci sono state un po' di prove d'intesa, non sono stati ancora raggiunti degli accordi, però ricordiamo che per la soia c'è la possibilità un po' di eludere questa situazione dei dazi, perché la Cina può comprare dal Brasile, che è un altro grande produttore, il Brasile importa dagli Stati Uniti senza dazi, insomma alla fine è una triangolazione che può portare, non dico agli stessi risultati, ma quasi. Qualora la situazione dovesse sbloccarsi ufficialmente, la soia potrebbe immediatamente salire di un 70-80 punti dai livelli attuali, siamo intorno a 840-841, e poi c'è da considerare che il raccolto è visto molto abbondante quest'anno, e questo è un altro elemento che soprattutto nelle ultime due settimane ha buttato giù i prezzi da quota 900. L'ultimo report di agosto ha indicato che la resa per acro, per la soia ma anche per altre granaglie, e quindi per il grano e per il mais, è importante, è buona, e questo fa salire le proiezioni di scorte finali. Insomma, potremmo trovarci, nonostante le difficoltà climatiche in Europa di quest'anno, con un'altra stagione di raccolto perfetto negli Stati Uniti. Allora, ci manca il mais, Giancarlo, e poi chiudiamo con le granaglie. Ma sì, il mais stesso destino, perché ha fatto un movimento pressoché identico a quello della soia e, se vogliamo, anche a quello del grano. 390 i massimi toccati a fine luglio, inizio agosto, quando il grano faceva 600 e la soia faceva 925, e da lì si è venuti giù, siamo quasi sui minimi. Ricordiamo che fino al mese di dicembre difficilmente potremmo avere dei rialzi importanti, perché ormai il mercato, gli operatori di mercato sono convinti che anche il raccolto di mais sarà abbondante quest'anno, e quindi dovremo aspettare che si facciano dei minimi. Mi butto in un'analisi che non è, insomma, di solito tra quelle che preferisco. In borsa non ritengo che non si possano fare previsioni, però quel 350 sulla scadenza di dicembre magari potrebbe essere anche rotto al ribasso. Ci sono possibilità che venga rotto al ribasso nelle prossime settimane, per poi assistere a un recupero nell'ultimissima parte dell'anno. Va bene, Giancarlo, abbiamo ancora un minutino per fare un'ultima cosa. Lascio a te la decisione. Beh, non abbiamo visto l'oro. Dai, facciamo l'oro. Però ti propongo il rapporto fra oro e argento, se sei d'accordo. Ben venga, che assolutamente. Il ratio, che insomma è molto guardato dagli specialisti. Perché? In questo momento... Beh, perché decidono su cosa intervenire, su quale dei due... Alla luce di quali considerazioni? Preziosi. Beh, si guarda quale dei due sta sovrapperformando, e ci sono delle finestre di stagionalità oppure dei picchi importanti che vengono presi in considerazione, per esempio per fare spread trading da parte degli specialisti sui preziosi. Se noi osserviamo questo grafico, che è di più lungo periodo, notiamo come siamo su livelli veramente molto importanti nel rapporto fra oro e argento, tutto a favore dell'oro. Siamo addirittura sui massimi del 2008, quando insomma, la situazione del credit crunch e della crisi del settore bancario e dell'economia in generale aveva insomma, ringalluzzito gli acquirenti di oro, perché naturalmente l'oro ciclicamente diventa bene rifugio. Ebbene, oggi siamo intorno a 83, livello già raggiunto all'inizio del 2016 e anche nel 2008, e quindi credo che da questo livello potrebbe esserci un ritracciamento, che significa che nelle prossime settimane non si esclude che l'argento possa un po' sovraperformare rispetto all'oro. Chi fa questo tipo di attività, d'altra parte, sa benissimo che questa linea di resistenza, se varcata, potrebbe invece dar luogo a un fenomeno opposto, cioè acquisti molto più massicci di oro rispetto all'argento. Esaminandoli singolarmente, l'oro è ritornato sopra quota $1,200 l'oncia. Sono sempre stato ottimista sull'oro nelle ultime settimane, non credo che si andrà ad approfondire il ribasso
chissà dove, anche perché, attenzione, l'oro è stato molto molto correlato al movimento del dollaro e all'azione della Federal Reserve sui tassi. E negli ultimi giorni le notizie che giungono dagli analisti sono di una situazione di predisposizione meno aggressiva da parte della Federal Reserve per quanto riguarda il resto del 2018. Insomma, forse non ci saranno tutti gli aumenti dei tassi che erano stati previsti fino alla metà di quest'anno. Si vuole forse fare una pausa, anche perché Trump lo ha avvisato. Attenzione, perché tassi via via più alti potrebbero danneggiare le borse. Sappiamo che certo, alla fine la presidenza americana, soprattutto in vista delle elezioni di medio termine, è molto attenta anche alle quotazioni di borsa, che in questo momento sono particolarmente sfavillanti negli Stati Uniti. Va bene, con questo noi concludiamo il nostro approfondimento del giovedì dalle 10.30 alle 11. Tutti i giovedì riprendiamo con Commodities Trading, il nostro specialista Giancarlo Dall'Aglio. Grazie mille per la disponibilità, Giancarlo, e alla prossima. Grazie a voi, un piacere, alla prossima. Ciao Giancarlo. Allora andiamo in pausa, ma restate con noi perché attacchiamo subito con...